Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 Deluxe per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, come promesso, oggi è giovedì 29 marzo, sono le ore 18:30 e sono online pronto a giocare con voi il torneo Vacanze di Pasqua. Dato che ho scoperto che molti di voi a partire da oggi saranno in vacanza fino a... ci provo, martedì. Perché lunedì sarà Pasquetta e probabilmente molti di voi torneranno a scuola già martedì. Ragazzi, direi che vado a prepararmi e ci vediamo nella prima corsa di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua nella prima corsa di oggi, Vulcano Brontolone. Mazza che bella tuta, dovrebbe essere quella di Samus se non sbaglio. Ok, partenza velocissima. Dai, cerchiamo di giocare bene. La lobby è piena, quindi dobbiamo stare attenti. Ok, vado subito in testa. Devo cercare di lasciarmi subito alle spalle il gruppo, anche per evitare di finirci dentro. Ok, prendiamo il volo. Dai che provo a scappar via, magari evitando questi errori. Ok, c'è Capretti davanti, No, ti prego. Eccolo lì, il guscio rosso, iniziamo. Ok, Capretti probabilmente aveva una protezione. Deve aver sfruttato anche qualche power up, probabilmente, perché... era un po' indietro, magari ha beccato... Mamma mia, rischiavo di perdere il guscio rosso. Ok. Infatti aveva un'altra protezione. Fulmine. Lanciato da qualcuno dietro di noi. Attenzione che il tracciato si sta distruggendo. È una bella sfida tra me e lui, se la smettono di lanciarmi gusci rossi. Niente, continuo a ricevere gusci rossi. È un bombardamento unico, veramente. Sono finito in mezzo al gruppo adesso. Ok, la prima posizione mi sa che oramai è andata. Cerchiamo di difendere il podio. Mamma mia. Ok, ho lanciato tutti i gusci rossi che avevo a disposizione. C'è Christian che vuole provare ad arrivare davanti. Ah, sono finito in mezzo al gruppo. Ok. Dai, almeno sono arrivato sul podio. Ok. Niente, Capretti era imprendibile, una roba imprendibile. Gli ha lanciato anche un guscio blu. Probabilmente ha beccato il clacson, perché non mi si spiega il fatto che non l'abbiamo fermato neanche con quello. Ok, vince Capretti, secondo Christian e terzo io. Dai, che comunque è andata bene come prima gara. Ok ragazzi, eccoci qua, Valle degli Yoshi. E io utilizzo Yoshi come personaggio. Stavo pensando, sono quasi 3 anni che organizzo tornei su Mario Kart 8 e Mario Kart 8 Deluxe senza un attimo di pausa. Oramai non so neanche quanti tornei ho organizzato. Penso almeno un centinaio. Un centinaio sicuro. Allora, c'è Kira che è lì davanti, Una bomba per voi. No! Io ho beccato il guscio. Non potevo più evitarlo lì. Ma devo aver fermato un bel po' di persone, comunque. Perché infatti arrivano adesso tutti quanti. Ok, è già il sesto guscio rosso che piglio, Infatti sono finito in fondo al gruppo. Grazie all'ovetto di prima. Allora, voglio vedere se
Finalmente riusciamo a ribeccare un pallottolo Bill. Perché da una vita e mezza che non ne vedo uno. Negli ultimi due tornei non ne ho visto uno, eh. Quindi direi che un po'... il gioco... Aia, grazie, eh. Un po' il gioco me lo deve. Cioè, chi aveva la pianta carnivora è finito pure fuori. Ok, allora guardate, eh. Noi facciamo così, così, così. Abbiamo recuperato altre due posizioni. Attenzione a sti boomerang. Ok, abbiamo beccato la stellina, che almeno quella riusciamo a prenderla ogni tanto. Cermenemi ha beccato il pallottolo Bill. Ah, peccato. Scusa Capretti, però volevo passarti davanti. Dammi quello doppio, ok. No. Proviamo. No, non riesco a superarlo. Ok, ha lanciato tutte le banane. Va bene così, ho fatto bene a stargli dietro, perché se lo toccavo perdevo almeno 3-4 posizioni. Arrivo quinto, sono soddisfatto, vince Kira, secondo Niccolò e terzo Capretti. Ok ragazzi, terza corsa di oggi, castello di Bowser. Allora, sto cercando di utilizzare un po' la strategia per evitare di perdere punti importanti nei momenti in cui magari sono un attimo in difficoltà. No! Ah, ho tirato dritto fuori dal tracciato, fantastico. Questo è un tracciato tosto. No, dall'altra parte, ho sbagliato. Ho sbagliato strada. Cosa ho rischiato di prendere lì. Vabbè, giochiamocela. Potevo prendere anche quello doppio. Vai piantina. Vi mangio tutti. Attenzione alle fiammelle. Scia. Guarda lì, meglio del DRS. Ok, meno male che mi è apparso un guscio rosso, perché c'era qualcuno che aveva probabilmente rallentato per farmi una sorpresa fiammella. Quella lì è micidiale, quella lì è micidiale. Ok, adesso. Chi è che c'è in testa? Allora, qualcuno è qua dietro, perché continuano a lanciarmi roba. Infatti mi sa che c'era Kira. Infatti c'era Kira. Voglio io quello doppio. Banana. Non riusciamo a prendere il primo davanti, eh. No, laser. Ma Christian, stai giocando per vincere o per apparire nel video? Perché vedo che continui a rallentare. Voglio che giochiate per vincere, ragazzi, eh. Non voglio sconti. Più che altro perché almeno così, se dovessi poi iniziare a giocare online contro persone che naturalmente non conosco, posso vedere subito se sono forte oppure no. Capretti. No, al guscio rosso. Eccolo, eccolo lì. Lo sapevo. Accidenti. Ti capita sempre roba buona, eh. Ti capita sempre roba buona all'ultimo. Forse potevo anche vincere. Non ci credo. Potevo anche vincere. Vabbè, sono comunque arrivato secondo, quindi non è che cambiava molto. Capretti vince, secondo io, terzo Infinite.
Ok ragazzi, quarta corsa, siamo a metà torneo. Mi manca ancora la vittoria. Mi manca ancora la vittoria. Per due volte di fila Capretti è riuscito a strapparmela. Allora, siamo a Mute City. Allora, ci pigliamo tutti questi. E senza toccarci troppo, cerchiamo di prendere le monetine. Questo me lo metto dietro, che non si sa mai. Attenzione a David. Oh, l'ho preso io. Pensavo frenasse all'ultimo per farmi assaggiare il suo power up. E invece l'ho preso io. Devo stare attento a Infinite. Chi è che mi ha portato via? Ah, probabilmente con una delle banane che gli giravano attorno è riuscito a tirarmi via il guscio rosso. Peccato. Eccolo. Ok. Sto cercando di scappare via a tutta velocità, Ho due tartarughe verdi che vanno benissimo. Dai, 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 dai. Doppia S. Ho un Inkling Boy attaccato al kart. Questi dobbiamo prenderli tutti per non perdere neanche un secondo. Anche questi. Arriva. Ok, portiamo via il doppio. Ah, la monetina non mi tornerà tanto utile. Infatti, eccolo lì il fulmine. Dai, che siamo alle battute finali. Dai, no, il guscio. Il guscio blu, no, però. Dovevo piazzarlo dietro. Vediamo se ce la faccio lo stesso, sì. Mamma mia, ragazzi, che finale al Cardio Palma. Bella vittoria, giusto così. Primo io, secondo Capretti e terzo Cernemeni. Va bene ragazzi, quinta corsa di oggi. Ho preso lo stesso setup di Capretti. È una sfida tra me e lui oramai, è una sfida tra me e lui. Siamo tipo Senna e Prost. Scusa David. Schumacher o Häkkinen, se volete anche. Facciamo così perché molti di voi sono giovanissimi. Vettel e Hamilton. Aia. Ok, torniamo subito in pista sfruttando quel funghetto. Qui strettissimi. Devo concentrarmi un po' di più perché siamo un attimo indietro. Scappo via perché ho visto uno con le banane. No, bravo. Meno male che l'hai sganciato davanti quel guscio rosso. Ho fatto il pelo al muro, Ho fatto il pelo al muro. Guidare con precisione. Lo sapevo, fiammella. Per fortuna con i funghetti posso ripartire subito. Altro guscio rosso. E dai, siamo 8. Vediamo se riesco ad arrivare a 10, No, veramente, oggi sono stato bombardato di gusci rossi. Sono stato veramente bombardato di gusci rossi. Mamma mia. Deve averlo lanciato qualcuno subito qua dietro. Sì, ma non posso vincere se non piglio i power up, però. È due ore che Ninja Walk continua a rubarmi i power up. Aia. Brutta gara, brutta gara, ragazzi. Brutta gara. Ok, meno male.
Mamma mia. No, ma sta gara qua finisco dietro. Finisco dietro perché non ce la faccio. Non ho pescato una volta un pallottolo Bill, meno male. Dai, che almeno arriviamo a metà classifica, più o meno. Sì. Oh, quinti. Meno male, oh, finalmente, dopo due tornei, ne rivediamo uno. Questo pallottolo Bill qua mi ha salvato, eh. Questo pallottolo Bill qua mi ha salvato. Se no la quinta posizione non l'avrei mai raggiunta. Vediamo chi vince. Capretti, secondo Cernemeni e terzo Ninja Walk. Va bene ragazzi. Pista di Animal Crossing invernale. Sesta corsa di oggi. Ok, bella partenza. Questo è mio. Oh, devo aver pigliato qualcuno. Vai Luigi, su. Ok, sono riuscito a uscire davanti a tutti. Ma perché mi danno sempre le monetine quando sono davanti? Non riesco mai a difendermi. Arrivano già i gusci verdi. Lo sapevo che stava puntando. Eccola lì. Immaginavo che Christian usasse il super clacson. Che bombardamento, ragazzi. Che bombardamento. Allora. Meno male che Kira non ha... non mi ha portato via il power up. Ok. Grande guscio spinato che mi hai evitato. No, dai. Ho preso la scia di Ninja Walk. Ehi là, chi è che si è fermato in mezzo al tracciato? Devo scappare, devo scappare. A tutta velocità. Troppo largo qua. Attenzione. Ehi là. Di chi erano quelle banane? Ok, David ha fatto una strage, approfittiamone. È comunque una gara tosta, eh. Sto cercando di fare il possibile. Che cattivo Infinite. Via, via, via. No, 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 no. Siamo alle battute finali. Ai, cosa ho evitato lì? Mamma mia. No, 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 no. Stavolta non mi salvo. Stavolta non mi salvo. Niente, brutta gara. Decima posizione. Quel guscio rosso me l'ha rovinata. Quel guscio rosso me l'ha rovinata. Vince Christian, secondo Niccolò e terzo Capretti. Va bene ragazzi, settima corsa di oggi. Peccato per prima. Speravo di arrivare almeno sopra la metà della classifica. Ma ero quinto, ero quarto, ero quinto. Quel guscio rosso mi ha rovinato tutti i piani. Oh, intanto guscio rosso. Scusa Capretti, però sei sempre... sai cosa? Sei sempre in mezzo. Cermeneni ha toccato l'erba. Ok, è tornato davanti. Cernemeni. Aiuto, ho una stellina che mi insegue. Sono tutti qua, eh. Aia. Ok. Usiamo il bu. No! Ah, ok. Ho abbattuto Kira. La stellina è apparsa proprio al momento giusto. E ho fatto bene anche a usarla. Perché... ah, ok. Ah, perché non riuscivo a capire. Non ho neanche visto passare il guscio spinato. Doppio. Anche se non mi serve a niente.
Volano banane. Ho Christian qua dietro appiccicato, eh. Tieni Christian. Mamma mia che esterno. Lì mi conveniva il doppio, eh. Però l'importante è prendere almeno un power up. E vabbè. Nah, la monetina, la cosa più inutile che c'era. No, arrivo dietro, arrivo dietro. Ah, peccato, peccato. Potevamo arrivare primi. Potevamo arrivare primi, però non mi è uscito niente di buono alla fine. Chiudo in quinta posizione, qualcuno deve aver anche tagliato. Vince Christian, secondo Niccolò e terza Kira. Ok ragazzi, per me questa sarà l'ultima corsa di oggi. Torniamo nel castello di Bowser. Avrei preferito un'altra corsa, però vabbè, è uscito questo tracciato qua. Ah, ho cliccato tardi. Ok, primo giro senza... Anzi, prima curva senza power up. Questo lo piglio. Quello è difficile da evitare, lo ammetto. Beh, anche questo qua era difficile. In questo caso era difficile. Anche perché mi ci hanno spinto dentro. Ok. Funghetti. Che possiamo sfruttare qua. Dove sono passati anche Christian e, se non sbaglio, Niccolò. Dammi un po' di scia. Forse gli ho portato via il power up. Ecco, il laser potevamo tranquillamente evitarlo. E per la prima volta riesco a passare di qua senza beccare nulla. Mamma mia, che casino. Che casino unico. Chi è che è rimasto schiacciato? Ah, mi ha portato via il doppio power up. Attenzione ai boomerang. Attenzione ai boomerang. Eccolo, eccolo. Per fortuna l'effetto è terminato giusto in tempo. Vi mangio, vi mangio, vi mangio, vi mangio. Allora, volevo chiudere il torneo con una bella ultima corsa, però sto facendo veramente tanta fatica. Eccolo lì, grazie. Mi ci vorrebbe un bel pallottolo Bill. I funghetti non vanno male, però diciamo che avrei preferito qualcos'altro. Arrivo settimo. Sì, settima posizione. Siamo andati in calare. Peccato che, perché nella prima parte del torneo non era andata male. Doppietta di Christian e Ninja Walk. Ok ragazzi, ho completato il numero di corse o gare previste. Adesso andiamo subito a vedere la classifica finale. Va bene ragazzi, vince il torneo Vacanze di Pasqua. Vediamo subito. Manuel con 120 punti, secondo Christian con 117 e terzo Daxter99 con 94 punti. Quarto arriva Capretti Mu con 91,
quinto Nicky 77 con 75 punti, sesto Ninja Walk con 71, io mi piazzo in settima posizione con 70 punti, ottavo Niccolò con 69, nono Christian con 65, decimo Stono con 63, undicesimo Infinite con 61, mamma mia, tutti quanti molto molto vicini, dodicesimo Matti FR 02 con 59 punti, tredicesima Asriel 79 con 49, quattordicesimo David con 44, quindicesimo Super Simon con 26 a pari merito con Marco, diciassettesimo Paolo 22 con 17 punti, diciottesimo Francesco con 12 e diciannovesima Dolce Otaku con 2 punti. Grazie a tutti ragazzi per aver partecipato a questo torneo, settimana prossima naturalmente ce ne sarà un altro. Come sempre ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Mario Kart 8 Deluxe. Alla prossima ragazzi!